mostrare tu presenza. Estoy, ven
Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Podcast Antioca è un ministero della Chiesa di Torino e Milano. Il proposito del podcast è edificare la Chiesa locale, testimoniare quello che Dio ha fatto in noi e lasciare il fondamento apostolico alla prossima generazione, la nostra successione apostolica, fino al ritorno del nostro Signore Gesù. Pace di Cristo, Dio vi benedica. Bella e cara Chiesa di Torino e Milano, a nostri fratelli da Marsala, Dio vi benedica grandemente. Oggi lunedì 11 dicembre 2017. Ti ringraziamo, Signore, per questa mattina, per questa settimana, Signore. Sei Tu la nostra guida, Signore. Ogni giorno, ogni mattina, una mattina alla volta, Signore. Abbiamo bisogno di cambiare oggi verso di Te, più profondamente, più intimamente, per la Tua gloria, per adempiere il Tuo piano. E questo è veramente tutto ciò che conta. Il Tuo piano apostolico per Italia, per la mia città, per la mia regione, dove io sono adesso.
Aiutaci, Signore. Pace di Cristo, fratelli, se ha avuto una parola chiara ieri, il giorno di culto settimanale, dove la Chiesa si radune per glorificare il suo santo nome, ha stato la parola cambio, cambiamenti. Durante l'anno 2017, tante volte questa parola ha continuato ad arrivare ai nostri cuori. Della stessa maniera che questi due versi arrivano al nostro cuore una e un'altra volta. Romani capitolo 12, verso 1 e verso 2. Non me posso o non sento stancarmi mai di ripetere questa esortazione. Dice la Scrittura nel capitolo 12, libro di Romani, la versione, la Nuova Diodati, verso 1 e verso 2. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Attenzione alla parola accettevole. Il verso numero 2 dice la Scrittura: e non vi conformate a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, si ripete per la seconda volta la stessa parola, accettevole e perfetta volontà di Dio. Accettevole a Dio, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ho letto le meravigliose parole del Signore. Ed oggi, glorificando il suo nome, come Chiesa abbiamo letto, ascoltato tutto il il libro di Romani, dal capitolo 1 al capitolo 16. Quindi il libro di Romani è completo. Io prego, Signore, per questo cambiamento, questo rinnovamento della mia mente, tutto il mio pensiero. Sia guidato da te più di 1500 volte appare nella Scrittura. Se fate questo, io farò questo. E tanti di questi passaggi semplicemente ci aiutano ad avere una guida dal Signore per ogni occasione, per ogni evento, per ogni momento. E ringrazio il Signore per la sua parola. Nella sua parola rimango fermo
ascoltando. È importante la esortazione alla Chiesa. E con la parola riceviamo quell'esortazione ogni giorno, la possiamo ricevere ogni giorno. Per esempio, io posso leggere dal verso 9 in avanti dello stesso capitolo 12 di Romano: e l'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri nell'onore. E questo è tan importante, fratelli, la tenerezza, come lo dice il verso 10 di Romano capitolo 12. Usate riguardo gli uni verso gli altri, non siate pigri nello zelo, ma siate ferventi nello spirito, servite il Signore allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate gli stessi pensieri gli uni verso gli altri. Non aspirate alle cose alte, ma attenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Non rendete ad alcun male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Guarda che dice il verso 18: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Se è possibile e per quanto dipende da voi. Vuol dire fate la tua parte. È importante vivere in pace. Essere fermo nella sana dottrina è parte di questa pace. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dalli da mangiare; se ha sete, dalli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene.
sono versi molto semplici, straordinari, che affermano quell'esortazione con il quale l'Apostolo inizia con il verso 1 e il verso 2. Con una mente rinnovata, con questa trasformazione, potremo arrivare ad agire di una maniera giusta, gradevole, accettevole al Signore sempre. Ma l'esortazione più importante: non conformate a questo mondo. Non è come dice la gente del mondo, è come dice Dio. E in questo, cari fratelli, fate attenzione. Per la Chiesa di Torino, di Milano, un giorno alla volta, un passo alla volta. Dio ti benedica in questa giornata grandemente. Pace di Cristo alla tua vita. E vi parla il vostro pastore, il pastore Guzman della Chiesa Antioca di Torino. Dio ti benedica, bella Chiesa. Grazie per aver ascoltato il podcast Antioca di Torino e di Milano. Se vuoi sostenere il podcast, puoi trovare sul sito www.antioca.it tutte le informazioni nella sezione Donazioni. Pace di Cristo, Dio ti benedica.